Donaldo Nuvola potrebbe solo ora essere sospeso a divinis, lo comunica la Curia di Palermo. In considerazione degli sviluppi delle attuali indagini che hanno evidenziato la reiterazione del reato, scrive, Donaldo Nuvola incorre ora nella pena canonica della sospensione. Intanto il GIP Agostino Cristina ha confermato la detenzione in carcere del sacerdote. Cosa Nostra preparerebbe un attentato a Palermo. In città sarebbero già arrivati 15 kg di esplosivo. A rischio il PM Nino Di Matteo, al quale è stata rafforzata la scorta con l'aggiunta di 3 carabinieri del GIS, il gruppo intervento speciale. Beni per 40 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo investigativo di Palermo ad Antonino Ciresi, presunto estortore dello chef Natale Giunta. Fra questi anche l'azienda di macellazione e vendita di carne all'ingrosso Ovinsicula. Bufera sul governo Crocetta dopo il via libera al MUOS di Niscemi. Nella cittadina gli attivisti hanno occupato il municipio. In contemporanea a Palermo si tiene davanti alla sede del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Crocetta, hai venduto la Sicilia, è uno degli slogan più urlati dai manifestanti. La pronuncia del tribunale è attesa nelle prossime ore. Si allungano i tempi per il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua in Sicilia. La Commissione Ambiente dell'ARS non potrà approvare il disegno di legge entro la pausa estiva. Saranno quindi prorogati i mandati dei commissari liquidatori degli ATO idrici, uno stallo denunciato dal presidente della Commissione Ambiente, il grillino Giampiero Trezzino, che dice tutta colpa delle schermaglie tra PD e governo Crocetta. I democratici replicano, dai grillini tentativo di ribaltare la frittata. Carceri siciliane al collasso. La denuncia della UIL Polizia Penitenziaria Sicilia. A Lucciardone, ad esempio, ben 519 detenuti sono ristretti in sole 4 sezioni. Una situazione documentata in 40 terribili scatti. Per alleggerirla basterebbe completare i nuovi reparti del Pagliarelli di Palermo e delle carceri di Trapani, Caltagirone e Siracusa, che fornirebbero altri 800 posti. Maleducati e irrispettosi, attenti, a Palermo stanno arrivando le multe morali. L'idea è dell'associazione Palermo Indignata, che multerà chi con l'auto commette l'infrazione di mancato rispetto. Si comincia con le ronde nella zona della Movida. Sono contento dei miei giocatori, lo ha detto Gennaro Gattuso al termine della prima fase del ritiro che il Palermo ha svolto a San Lambrecht. C'è entusiasmo anche tra i tifosi che hanno sottoscritto 1500 abbonamenti. A Catania si pensa al calciomercato e in particolare al fantasista argentino Gomez, che piace all'Atletico Madrid e al Metalist. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video continua a seguirci su www.blogsicilia.it.